Fumata bianca per Romelu Lukaku alla Roma. Proprio mentre sto registrando, il centravanti belga è quasi addirittura d'arrivo all'aeroporto di Ciampino, che per l'occasione sarà preso d'assalto dai tifosi giallorossi che andranno a accogliere proprio Lukaku a un anno di distanza dalla grande accoglienza che ci fu per un altro giocatore da copertina della squadra di Mourinho, Paulo Dybala. E quindi dobbiamo parlare di questa operazione, fare alcune considerazioni a 360 gradi, quindi non solo di campo, e entrare un pochino più nello specifico. A tal proposito, qualche giorno fa avevo già pubblicato qui sul canale, iscrivetevi se ancora non lo avete fatto e attivate la campana degli aggiornamenti, un video sull'attacco della Roma, facendo un po' il punto proprio con l'eventuale arrivo di Lukaku, che adesso eventuale più non è, l'innesti di Azmoun, il ruolo di Belotti, eccetera, eccetera, eccetera. Recuperatelo e fate finta che questo video sia un po' la seconda parte, quella che va a chiudere il focus e l'analisi. Lukaku, alla fine, per non rimanere col cerino in mano, quasi a fine mercato, si accorda con la Roma, torna in Italia, dove vestirà i colori giallorossi, dopo che a inizio mercato sembrava ormai imminente il suo legame con l'Inter. Poi le cose sono andate come sappiamo, l'Inter ha avuto anche delle difficoltà economiche per chiudere l'affare con il Chelsea e così si è cercato per tutta l'estate di piazzare da parte Chelsea un Lukaku che non faceva più parte del progetto tecnico. Alla fine l'opzione Roma è sembrata quella più accreditata e accreditabile, soprattutto se consideriamo che l'uniche vere alternative erano le Sirene Saudite, dove Lukaku evidentemente ha ritenuto di non dover nemmeno porre ascolto e attenzione. E allora dicevo, ci sono diverse considerazioni da fare che non riguardano solo il campo. La prima è per una mera questione mediatica. Pensate a cosa vuol dire per la Roma, per una piazza di questo tipo e per una tifoseria appassionata, calda e viscerale come quella giallorossa, poter disporre di Lukaku e Dybala. Certo, i due giocatori presentano anche delle problematiche, soprattutto dal punto di vista fisico, ma se durante la stagione dovessero incrociarsi al 100%, sicuramente sarebbero dei valori aggiunti. E poi, chiaramente, dopo le bellissime immagini che io ai tempi invidiai, viste l'anno scorso per la presentazione di Dybala, ci si aspetta anche che mediaticamente i Friedkin americani confezionino l'annuncio di Lukaku in maniera come solo loro sanno fare. Poi c'è la questione tecnica. Lukaku è l'attaccante ideale per una squadra di Mourinho, uno bravo a attaccare la profondità, uno che porta via gli avversari, che apre spazi e soprattutto ha caratteristiche che in rosa al momento si ritrovano in Andrea Belotti, ma con una minore qualità globale. Ciononostante, non si può negare che Belotti abbia iniziato bene la stagione, ma un Lukaku recuperato al 100% può diventare sicuramente un fattore. Dopodiché, c'è la questione economica. Lukaku, e qua ecco, qualcosina in più da obiettare, arriva alla Roma in prestito oneroso 5,8 milioni di euro e si è abbassato di comune accordo lo stipendio con il Chelsea. Alla Roma percepirà circa 7,5 milioni di euro. Uno stipendio da top player, con da contraltare il fatto che anche il rendimento dovrà essere da top player. E Lukaku al momento è un giocatore totalmente da recuperare, perché ha svolto poco e male la preparazione, perché al Chelsea era fuori squadra, come confermato qualche giorno fa dallo stesso manager dei Blues, Pochettino. E perché comunque lui è sempre stato un giocatore che a inizio stagione ci mette un po' a carburare proprio per via della sua mole, per la sua stazza fisica imponente. Tanto è vero che la prima volta che arrivò all'Inter d'estate, Conte lo volle il prima possibile, proprio per fargli svolgere per intero il ritiro, la parte della preparazione che è molto importante, soprattutto sui giocatori come lui. Quindi, economicamente parlando, la Roma si espone pagando per un giocatore non suo, sul quale non ci sono diritti barra obblighi di riscatto, per cui il Chelsea incassa, non pagherà lo stipendio del calciatore, per cui a rimetterci economicamente la Roma per un giocatore che a oggi sappiamo si fermerà questa stagione nella capitale e poi chissà.
Poi, anche dal punto di vista della progettualità, Lukaku, ecco, mantiene un po' la barra dritta del mercato che sta conducendo quest'estate la Roma, fatto di occasioni, di esborsi minimi, però ecco, il suo arrivo deve porre fine definitivamente a tutte queste lamentele, a queste scuse che Mourinho continua imperterrita a utilizzare contro la dirigenza, contro la società, accusandoli, nemmeno troppo velatamente, di non stargli costruendo una squadra competitiva. La Roma non è al livello delle prime della classe, probabilmente, ma con il colpo Lukaku, che adesso Mourinho avrà l'obbligo di rimettere in piedi, di far rendere al massimo, deve essere per forza la mina vagante nella lotta al quarto posto. Però parliamo di un giocatore over 30 che costa tanto e che se un domani riuscirai mai a prendere a titolo definitivo, vedremo cosa succederà la prossima estate. Inciderà a bilancio in una maniera molto molto pesante. In tutti questi anni la Roma si è adoperata tra plusvalenze, risparmi vari, abbattimento del monte ingaggi a tirare giù i costi e di punto in bianco prendi e l'anno dopo Dybala metti dentro anche Lukaku. Da questo punto di vista per me non è una operazione da promuovere. Va detto però che il Chelsea prima di mandarlo alla Roma ha deciso di mettere mano al contratto di Lukaku di inserire una clausola rescissoria. Quindi teoricamente adesso Lukaku ha un prezzo che è di circa 30, 37, scusatemi, 31 milioni di sterline, 37 milioni di euro, una roba del genere. Siamo sulla quarantina, quindi da questo punto di vista, se dovesse fare bene, la Roma ha messo non concesso che il giocatore voglia rimanere nella capitale, sa quanto deve spendere per averlo al 100%. Non sappiamo se i Friedkin potranno esporsi così tanto e soprattutto se Lukaku, qualora appunto dovesse disputare una stagione positiva, ci sarebbe anche la concorrenza. Per cui la Roma davvero rischia di rimanere con un pugno di mosche il prossimo anno dopo aver pagato uno stipendio comunque alto e un prestito oneroso senza nulla in ritorno, se non la parte tecnica, è un rischio. Un rischio calcolato dipende. La Roma riuscirà ad arrivare tra le prime quattro, che deve essere a questo punto un obiettivo concreto e reale per la compagine giallorossa. Questo lo dirà solo il campo e nel frattempo vedremo come la capitale verrà accolto Romelu Lukaku, sicuramente uno dei giocatori più influenti in Serie A degli ultimi anni e anche, questo me lo concedono i tifosi romanisti che eventualmente vedranno questo video, uno dei colpi più importanti di mercato dell'intera storia della Roma.